Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero e con l'appoggio di Banca Popolare di Sondrio. Oggi continuiamo nel nostro percorso di esplorare, grazie a testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può realmente rappresentare una opportunità per la ripresa delle nostre piccole e medie industrie, facendo leva soprattutto sulla grande attrattività del nostro Made in Italy. Oggi parliamo di Germania, un paese che con oltre 83 milioni di abitanti è il paese più popolato tra gli stati membri dell'Unione Europea e per destinazione dell'immigrazione internazionale è addirittura il secondo paese al mondo preceduta soltanto dagli Stati Uniti d'America. La Germania, ricordiamolo, è la prima economia dell'Eurozona ed è anche spesso oggetto di numerose critiche per le sue posizioni in favore dell'austerità e contraria a un eccessivo allentamento della politica monetaria della Banca Centrale Europea. Il volume di interscambio commerciale tra Italia e Germania nel 2019 è stato di ben 127,7 miliardi di euro, di cui ben 58,1 miliardi sono la fetta di export italiano verso la Germania, mentre i restanti 69,6 miliardi sono il valore delle importazioni del nostro paese dalla Germania. La Germania è quindi il primo partner commerciale dell'Italia e di contro noi siamo il quinto paese tra i partner commerciali della Germania. Nostro ospite oggi di OK Italia Parliamone, appunto per affrontare le opportunità per le nostre imprese in Germania, il presidente della Camera di Commercio italiana per la Germania, Emanuele Gatti. Buongiorno Gatti. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Gatti, l'epidemia Covid-19 sta avendo ovviamente degli impatti anche sulle economie dei singoli paesi. Il primo caso della pandemia di Covid-19 in Germania è stato confermato essere avvenuto il 27 gennaio in Baviera. I dati di sabato scorso che abbiamo raccolto dall'Istituto Robert Koch parlano di ben 198.556 contagi in Germania, con 9.060 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria e la Baviera si è confermata la regione più colpita. A partire dal 16 giugno la Germania ha abolito tutti i controlli e le restrizioni all'ingresso per i viaggiatori che provengono dai paesi dell'Unione Europea e Schengen, in aggiunta ovviamente anche la Gran Bretagna. Non è quindi più necessario per chi arriva da questi paesi dimostrare di avere un motivo stringente per entrare in Germania, né si viene oggi sottoposti a particolari controlli. Le chiedo qual è la situazione Covid-19 oggi in Germania e soprattutto se si è ritornati regolarmente tutti al lavoro o ci sono ancora delle restrizioni. La Germania ha affrontato l'emergenza Covid in un modo abbastanza particolare, dovuto alla sua possibilità di utilizzare un sistema sanitario molto ben strutturato, una rete ospedaliera di primissima qualità con 1.490 ospedali circa e 3.000 posti letto. Quindi è una medicina di territorio particolarmente ben strutturata. La Germania ha sostanzialmente evitato un completo lockdown, come è stato necessario purtroppo in Italia, e ha invece solamente rallentato le sue attività chiudendo determinati settori e lasciando comunque la possibilità ai lender e alle aziende di fare delle negoziazioni tali per cui potessero continuare a lavorare tutti i settori dove era necessario continuare a lavorare. Attualmente le restrizioni sono pressoché nulle, però è consigliata comunque cautela, è prevista l'utilizzo delle maschere di protezione. Tutte quante le misure igieniche e devo dire che le misure igieniche vengono piuttosto bene rispettate anche per la tipica disciplina tedesca quindi si può stare abbastanza tranquilli tutto sommato la situazione sia abbastanza sotto controllo. Recentemente sono nati due o tre grossi focolai, in modo particolare uno molto discusso anche per le condizioni di lavoro dove si è sviluppato questo focolaio, cioè in un mattatoio. Altri focolai si sono sviluppati in una zona di Berlino, sempre dovuti
a assembramenti di persone che stavano celebrando determinate festività, e quindi il governo comunque mantiene alta l'attenzione e continua a ripetere che non siamo fuori da questa emergenza, che semplicemente la stiamo monitorando e tenendo sotto controllo, ma che la sicurezza di tutti noi dipende, in Germania dipende da noi stessi, fondamentalmente dal nostro modo di agire. Una nota forse differente dall'Italia è che la app che è stata sviluppata, che si chiama Corona Warn App, è stata scaricata da milioni di persone. Nessuno sa esattamente quante persone realmente la utilizzino, però lo scarico è stato massiccio, e quindi questo potrebbe favorire ulteriormente un eventuale controllo di un'ulteriore epidemia, un'ulteriore ondata di epidemia, sperando che questa non succeda. Molto bene. Gatti, per far fronte alla crisi economica causata dal coronavirus, la Germania sappiamo che ha messo in atto quella che la stessa cancelliera Merkel ha definito come la più grande misura di assistenza nella storia del paese. Le chiedo in che modo durante l'emergenza Covid-19 il governo tedesco ha affrontato appunto questa crisi legata al blocco della pandemia Covid-19 e soprattutto come ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende. L'intervento tedesco è avvenuto, diciamo, molto importante, in maniera tempestivissima. Questo è stato possibile anche grazie al fatto che c'erano a disposizione mezzi finanziari dovuti ai periodi precedenti di diciamo di parlo notevolissimi. La cosa strana è che tutti parlano dell'austerità tedesca, in realtà in tedesco non si dice austerità, non c'è la parola austerità nel linguaggio diciamo né accademico né di business. La gente parla di attenzione e di disciplina fiscale. Chiaro. Questa disciplina fiscale ha permesso un intervento immediato e massiccio. Allora, tenderei a dire che la Germania è intervenuta su più pilastri. La primissima cosa che è stata fatta è stata quella di mettere a disposizione liquidità per far sì che il sistema non si bloccasse come durante la crisi finanziaria. Non dimentichiamoci che durante la crisi finanziaria del 2009 la Germania ha subito una perdita del 6% del suo PIL, molto superiore a quella dell'Italia e di altri paesi, che poi è stata recuperata successivamente, ma è stata molto ingente e molto drammatica per il numero anche delle procedure concorsuali e poi di fallimento che ci sono state successivamente. Quindi da una parte è stata data modo di accedere a una liquidità che è stata divisa per le piccole e medie aziende e per le medie e grosse aziende. Sostanzialmente per quanto riguarda e per i lavoratori autonomi, quindi diciamo tre diversi tipi di supporto, piuttosto significativo perché per le grosse aziende può andare fino a 1 miliardo, mentre per le piccole e medie aziende la quantità è inferiore, comunque fino a 25 milioni di euro è il totale massimo che queste aziende possono avere a disposizione. Per i professionisti c'è la possibilità di avere un contributo una tantum di 9.000 euro fino a 5 dipendenti, da professionisti o piccoli studi professionali, e 15.000 euro per imprese con massimo 10 dipendenti. Questo, diciamo, è la prima misura diciamo di tamponamento, quella dei vigili del fuoco. La cosa successiva però, che è molto importante, è che la Germania ha subito pensato allo sviluppo. Come lei ha detto, in realtà questa crisi, come tutte le crisi, venendo crisi, parola crisi dal greco, che appunto offre delle opportunità, ha immediatamente messo a disposizione TAPS dei fondi che possono far sì che la Germania mantenga nel futuro la propria capacità innovativa e la propria leadership tecnologica. L'altro aspetto che va segnalato è che sono stati messi a disposizione dei fondi per bloccare l'acconto IVA per le piccole e medie imprese. Questo è stato estremamente importante,
E poi è stato messo a disposizione un fondo per le famiglie, in altre parole per quanto riguarda la cassa diciamo di riduzione cosiddetta Kurzarbeitergeld, che sarebbe il la cassa integrazione, e poi per le famiglie c'è una possibilità di avere fino a 67% dello stipendio pagato per quelli che non sono lavorati. Per quanto riguarda appunto il futuro, invece, è prevista un'ulteriore riduzione dell'IVA, un ulteriore bonus per le famiglie e soprattutto un'ulteriore nuova iniziativa, quella della copertura dei mancati introiti da parte dei comuni, perché ovviamente alcune tasse non saranno esigibili. E poi ci sarà anche una riduzione sulla l'energia e un pacchetto futuro, da cosiddetto pacchetto futuro da 50 miliardi di euro, saranno dedicati alla ricerca e sviluppo e in modo particolare all'intelligenza artificiale. Ecco, Presidente Gatti, lei ha seguito ovviamente le vicende italiane e sa benissimo che il governo italiano è stato molto attaccato anche per i ritardi nell'erogazione ovviamente degli aiuti alle imprese e anche ai cittadini. Quindi le chiedo, in Germania i tempi di erogazione di questa tanto attesa liquidità a persone, famiglie, lavoratori e imprese è avvenuta in tempi rapidi o ci sono stati tempi molto lunghi come nel nostro paese? No, i tempi sono stati assolutamente veloci, non immediati, ma veloci. Nel nostro caso, come Camera di Commercio, abbiamo fatto ricorso alla cassa integrazione e abbiamo ricevuto fondamentalmente nel giro di un mese, con un mese di ritardo, quanto c'era dovuto con la cassa integrazione. C'è da dire una cosa, che tutti i sussidi tedeschi sono vincolati al fatto che l'azienda precedentemente fosse in grado di mantenere la sua operatività. Giusto. In altre parole, in Germania non si ha nessun scrupolo a dire che se un'attività non è sostenibile deve essere chiusa o ristrutturata o comunque rimodernata. C'è un'attenzione assoluta al mantenimento del lavoratore come lavoratore, ma non del posto di lavoro. Giusto. In altre parole, il lavoratore viene inserito nel giro della riqualificazione e riposizionamento, ma se l'azienda deve essere chiusa si fa una procedura di liquidazione o un fallimento e si chiude. Caso di questi giorni sono le grosse ristrutturazioni, per esempio dei supermercati Karstadt, che sono una grossa catena tedesca, ed altre iniziative che sono state necessarie dovute al decremento dei consumi. Molto bene. Ecco, Gatti, secondo le previsioni presentate a fine del maggio di quest'anno da molti esperti tedeschi in economia, pare che il prodotto interno lordo, il PIL tedesco, diminuirà del 9% nell'arco del 2020. Considerando la situazione dovuta alla pandemia Covid-19 estremamente difficile, ovviamente anche per l'economia tedesca, la coalizione di governo ha comunicato lo scorso 3 giugno la creazione di un pacchetto globale di aiuti economici che saranno validi per tutto il 2020 e 2021, appunto che è stato definito pacchetto per il futuro, per il quale hanno stanziato 130 miliardi di euro. Ricordiamo che i principali settori dell'export italiano verso la Germania sono quello dei macchinari, il chimico farmaceutico, il siderurgico e l'automotive, che poi di contro sono spesso e volentieri anche dall'altra parte della barricata. Questo dimostra anche come ci sia una collaborazione continua e reciproca anche nella realizzazione di determinati strumenti. Le chiedo, anche alla luce degli ultimi accadimenti, quali sono i vantaggi nel fare impresa oggi in Germania, quali gli scenari di investimento che si stanno delineando, ma soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Enormi. Io vivo in Germania ormai da più di 20 anni. E devo dire che non ho mai visto un fermento e una possibilità di innovazione sia nei rapporti commerciali esistenti che nella creazione di nuovi rapporti commerciali come in questo momento. Per una serie di motivi.
Il primo motivo è che in realtà la Germania già nel 2019 stava subendo un rallentamento della sua locomotiva. Tant'è vero che nello scambio commerciale da lei citati nel 2019 c'era stata una piccola contrazione rispetto a... Era una leggera flessione comunque. Una leggera flessione, comunque insomma non c'era stato il classico aumento degli ultimi anni. Dovuto a una serie di motivi. Prima di tutto a motivi di settori. Il settore automotive, che è quello principale in Germania, sta andando dovuto al fatto dell'incertezza delle tecnologie da utilizzare, per esempio, nel settore. Ma non solo, anche il fatto che il modello classico tedesco dell'export ha subito dei rallentamenti negli ultimi anni perché le produzioni si sono spostate altrove. Bene, questi due elementi secondo me costituiscono da una parte certamente una criticità, ma dall'altra parte un'opportunità. Perché dico questo? Uno, perché dopo il Covid si accelererà, a mio modesto punto di vista, il reshoring delle produzioni che stavano altrove. La difficoltà della gestione della supply chain per paesi che sono stati bloccati, per porti che sono stati chiusi, per aerei che non andavano, farà sì che la Germania riporterà dove possibile all'interconfine o vicino confine produzioni che stavano altrove. Ora, queste produzioni dovranno essere fatte anche con altri mezzi di produzione, perché se il costo del lavoro è un elemento dirimente per lo spostamento verso altri paesi, chiaramente nessuno dei paesi limitrofi alla Germania, tantomeno la Germania, è in grado di competere. Però con automazione, con ridisegno dei prodotti o dei processi produttivi, questo potrebbe essere possibile in molti casi. Quindi qui si apre un'opportunità. Non dimentichiamoci per l'Italia e per gli altri paesi, perché non dimentichiamoci, la Germania aveva una saturazione della sua capacità produttiva piuttosto alta. Quindi lo sbocco principale per le nuove produzioni non può essere altro che l'Italia, perché è una nazione altamente integrata, altamente innovativa, con una qualità di produzione e, come giustamente ha detto lei, settori produttivi che si integrano perfettamente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è relativamente agli enormi investimenti che la Germania farà sull'intelligenza artificiale. È pur vero che lo sviluppo delle attività di business nell'ambito dell'intelligenza artificiale richiedono o grosse aziende che sono già presenti, ma che non sono né tedesche né italiane, oppure delle attività di startup. E in questo caso io credo che sia delle startup che possono nascere in Italia per fornire il mercato tedesco, oppure delle startup italiane addirittura localizzate in alcuni incubatori tedeschi, tipo per esempio Berlino, che è un ottimo punto di riferimento da questo punto di vista, offriranno molte opportunità. Naturalmente alla base dell'interesse di un'azienda italiana a venire in Germania c'è uno, la vicinanza ai propri clienti per quanto riguarda le forniture. Quindi tante aziende italiane acquisiscono dei fornitori di grossi OEM nel settore automobilistico per essere più vicino al loro cliente. E dall'altra parte la certezza del diritto commerciale. In altre parole, in Germania sia il diritto del lavoro che il diritto commerciale seguono delle regole ben precise, ma soprattutto dei tempi di risoluzione dei conflitti estremamente più brevi. L'altro aspetto importante è per un'azienda che viene in Germania significa anche essere integrata nel sistema di esportazione tedesco, claro. Quindi avere a disposizione molti più sbocchi. Pensiamo che il settore automobilistico in realtà ha una produzione dappertutto, noi consideriamo i 128 miliardi circa di scambi commerciali, ma non consideriamo tutte le produzioni di Volkswagen in Brasile, tutte le produzioni in Cina, quindi in realtà decise dai tecnici tedeschi, fondamentalmente la Skoda, la Seat, tutte aziende che stanno non in Germania ma che rispondono a un management tedesco. Quindi avere la possibilità di interagire direttamente con gli uffici tecnici, non solo con gli uffici commerciali o di acquisti, e quindi essere sul territorio, essere lì di fianco,
offre alle aziende italiane enormi possibilità per valorizzare quanto già di buono hanno sul territorio nazionale. Molto bene. Presidente Gatti, la Camera di Commercio Italiana per la Germania, di cui lei è presidente, è attiva oramai dal 1911, anno della sua fondazione, e ha l'obiettivo di promuovere, appunto, come lo diceva anche lei prima, quelle che sono le opportunità commerciali ed affari tra la Germania e l'Italia. Oggi annoverate oltre 400 imprenditori come soci che sono coinvolti nel business italo-tedesco, che operano in vari ambiti, pensiamo dai settori tradizionali del Made in Italy alle industrie innovative ad alto contenuto tecnologico. Le chiedo in che modo avete affrontato ed avete reagito a questa pandemia e cosa, se avete imparato qualcosa, da quanto è successo. Abbiamo imparato tanto. Abbiamo imparato fondamentalmente che bisogna essere preparati. Cioè, nel senso che gli ultimi anni, che sono stati anni molto interessanti di sviluppo, ci hanno portato a pensare che non dovesse mai succedere niente di distruttivo e di grave. L'ultima pandemia era stata 100 anni fa. Gli ospedali erano stati costruiti negli ultimi anni per avere pazienti cronici, certo, e non pazienti acuti come quelli della pandemia. Quindi abbiamo imparato che bisogna trovare sempre un giusto equilibrio tra fasi, per esempio, della sanità, ma anche nel settore business. Come abbiamo reagito? Abbiamo reagito cercando di continuare a fare quello che negli ultimi anni era stata una delle nostre linee guida, cioè prima di tutto abbiamo continuato a gestire progetti europei. Bene. Sono continuati pur a diciamo a velocità ridotta, e che ci hanno permesso comunque di accedere a contatti e a possibilità insieme alle altre camere di commercio, in modo da creare una rete di fornitori, una rete di competenze. L'altro aspetto è quello della digitalizzazione. Noi abbiamo fatto negli ultimi anni parecchi convegni e congressi che diciamo il culmine della nostra attività sulla parte di innovazione, in collaborazione sia con l'ambasciata che con l'ICE, cercando di aumentare lo scambio di tecnologie, di know-how tra l'Italia e la Germania, fare trasferimento di tecnologie. Quindi eravamo ragionevolmente preparati ad accedere alle tecnologie di digitalizzazione che ci hanno permesso di trattamento ridotto, ma comunque le nostre attività. Abbiamo fatto parecchi webinars, sia noi direttamente che partecipando ad altri gruppi di camere di commercio che si sono consorziate per fare questo, e fondamentalmente abbiamo potuto accedere alla cassa integrazione del nostro personale, quindi mantenendo la qualità del nostro personale in attesa che le cose si sviluppino in maniera più positiva dell'attuale. Quindi abbiamo servito fondamentalmente regioni, consorzi o imprenditori che volessero iniziare attività nuove più che continuare a fare l'attività che già facevano e che purtroppo si sono rallentate. Ecco, le chiedo, Presidente, in condizioni diciamo normali, non di emergenza, che tipo di assistenza come Camera di Commercio fornite agli imprenditori italiani che vogliono cogliere le opportunità di business in Germania? Noi abbiamo alcune competenze molto forti in alcuni settori, e abbiamo alcune competenze molto forti in processi di internazionalizzazione. Noi forniamo, per quanto riguarda i processi di internazionalizzazione, una assistenza abbastanza completa fino alla fase di decisione dell'azienda mandante sul tipo di organizzazione da implementare in Germania. In altre parole, facciamo studi di mercato, diamo indicazioni sulla scelta della regione dove installarsi e dei possibilità di finanziamento, delle possibilità di partecipare a clusters
innovativi, per esempio, oppure siamo in grado di fornire indicazioni sul distributore da utilizzare piuttosto che l'agente da, a cui dare il mandato. Per quanto riguarda i settori principali su cui noi operiamo, diciamo sono quelli principali del Made in Italy, fuorché un paio di eccezioni. Il settore del legno è particolarmente ben organizzato da sé, quindi non lo seguiamo, come pure quello della ceramica, che sono settori particolarmente importanti per l'Italia. Noi siamo molto forti nel settore delle macchinari, dei trasporti, della parte farmaceutica, della parte di logistica anche specializzata, e quindi riusciamo a supportare aziende che in questo momento stanno trainando il Made in Italy. Per esempio, la parte farmaceutica, pochi lo sanno, ma l'Italia è diventata la farmacia d'Europa, superando la Germania, solamente seconda la Svizzera, diciamo europea sì, ma non nella Unione Europea, e quindi riusciamo per esempio a mettere a disposizione dei servizi tramite i nostri soci di logistica specializzata, di trasporti, di informatizzazione e di ricerca, di supporto alla collaborazione di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico. Molto bene. Gatti, spesso e volentieri noi abbiamo imprenditori che pensano di poter andare dovunque e dettare le proprie regole di impresa. Le chiedo, esistono delle, chiamiamole, regole d'oro che un'impresa italiana che punti ad avere successo nel mercato tedesco deve rispettare per evitare di avere amare sorprese? Sì. La prima cosa è certamente rimanere se stessi. Una delle caratteristiche principali dell'imprenditore italiano è la competenza. Chiaro. In modo particolare le piccole e medie aziende conoscono perfettamente il loro prodotto, conoscono perfettamente le proprie capacità produttive e le proprie tecnologie. Quindi bisogna rimanere se stessi, bisogna diciamo, collaborare in Germania con persone che vengano qua e parlino di questo con questo tipo di linguaggio, che ai tedeschi piace moltissimo. L'altro aspetto è quello di non pensare che si possa esportare in Germania avendo sviluppato un prodotto e trovando una rete commerciale in Germania. Bisogna fare il contrario, cioè bisogna capire quali sono le necessità della potenziale cliente tedesco e poi sviluppare il prodotto, magari facendoci spiegare cosa serve, e noi in questo possiamo essere di grande utilità, cioè fare questa mediazione culturale tra il cliente e il fornitore. L'altro aspetto è quello della solidità della produzione, cioè il cliente tedesco farà sempre un audit, un controllo delle capacità produttive, cioè non si fida di nessun fornitore italiano o meno, anche tedesco, quando gli dice io sarò in grado di fornirti X prodotti al mese. Quindi bisogna essere in grado di dimostrarlo. Quindi ci sono delle regole d'oro anche per quanto riguarda l'audit da parte di potenziali clienti tedeschi che vanno assolutamente rispettate. Non stiamo parlando solo di normative o di certificazioni, diciamo. Anche queste sono molto utili naturalmente, però in alcuni casi fondamentali, però non basta, bisogna proprio far capire che la capacità produttiva c'è, anche perché in realtà le normative legali della contrattualistica tedesca sono particolari, per cui è bene farsi assistere anche da un avvocato o da uno studio diciamo che sia in grado di supportare questo, perché per esempio non ci sono in Germania tutte le caratteristiche della forza maggiore come in Italia. Questa crisi del Covid, in caso di mancato fornitura, è stata gestita non come forza maggiore ma come impossibilità alla fornitura. Quindi occorre sempre farsi assistere adeguatamente da un professionista. Molto bene, Presidente Gatti, io la ringrazio per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta delle opportunità di business per le nostre PMI e per il Made in Italy
in terra di Germania. Ringrazio anche i nostri ascoltatori. Presidente, di nuovo grazie. Torneremo ad occuparci anche di Germania molto presto. Appuntamento a tutti al prossimo incontro. Arrivederci, Presidente. Arrivederci, grazie a voi. Grazie. Grazie.